De Giro taglia le commissioni a zero. Ma sarà vero? De Giro è davvero diventato un broker senza commissioni? Beh, ho letto tutti i documenti con anche le scrittine in piccolo e la risposta è sì, ma anche no. Quindi, sia per chi ha già un conto, sia per chi intende aprirlo, vediamo un attimo di fare chiarezza su questa ultima mossa da parte di De Giro e vediamo di capire se davvero le commissioni sono a zero. Ma prima, come al solito, sigla! Ciao a tutti ragazzi, io sono Pietro e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare faccio una piccolissima premessa. Io spesso sul canale ho parlato di De Giro e non ho mai nascosto che ho un programma di affiliazione, per cui se qualcuno si iscrive a De Giro tramite me, io ho un guadagno. Sono stato però sempre oggettivo dicendo sia cosa mi piaceva e anche cosa non mi piaceva e lo stesso farò oggi, quindi affiliazione, non affiliazione, non è quello il punto. Oggi siamo qua per fare chiarezza e per dire le cose come stanno. E questo video, fidatevi, ne sarà la prova. Ma entriamo subito nel vivo. De Giro è il broker che personalmente utilizzo per fare il mio piano d'accumulo in ETF, quindi ogni mese investo una quota di quello che guadagno in ETF per il lunghissimo periodo. Qualche giorno fa mi è arrivata questa mail mandata a tutti gli affiliati di De Giro con il titolo The Giro Goes Zero. Siccome non so se effettivamente posso mostrarvi il contenuto preciso di questa mail, visto che comunque è una mail destinata agli affiliati, vi leggerò solo alcuni pezzi perché sono comunque cose ormai di dominio pubblico. Si potranno negoziare oltre 5.000 azioni tra Nasdaq e NYSE, e interessante, in effetti nei giorni successivi molti tra YouTuber e giornali di finanze si sono spinti a dire: oddio, avete visto? De Giro adesso è senza commissioni, su, iscrivetevi, usate il nostro link affiliato e così via. Però non è il mio stile, quindi mi puzzava un po' la cosa e mi sono letto tutto. Quando infatti ho letto per la prima volta che De Giro avrebbe azzerato le commissioni, d'istinto ho pensato: figo! Poi però ha preso il sopravvento la mia parte razionale e ho pensato: oh no, chi mi segue infatti lo sa, ho sempre avuto molti dubbi sui broker senza commissioni. Se c'è una cosa utile nello studiare economia è che fin dal primo anno, fin dal primo mese di università, subito ti viene detta una cosa: non esiste un pasto gratis, nulla è gratis, tranne forse la beneficenza, ma qui parliamo di un'azienda, quindi non credo sia questo il caso. E quindi quando ho letto di De Giro sono stato scettico per due motivi. Numero uno, commissioni occulte. Quando qualcosa ha un prezzo e il prezzo è quello, non ci sono problemi, c'è trasparenza. So che fare un'operazione in borsa mi costa un euro, quel che è, bene, a posto. Quando invece è gratis, magari è solo apparentemente gratis e i costi reali sono nascosti. Pensiamo ad esempio al famoso tasso zero di cui abbiamo parlato spesso, dove ci sono molto volentieri dei costi accessori che non vediamo. Quindi io ormai, quando vedo qualcosa di gratis, ho imparato a chiedermi: ma è davvero completamente gratis? Vediamo. Punto numero 2, PFOF. PFOF è un acronimo per Payment for Order Flow. E che cosa significa? Significa che il broker a cui voi date l'ordine di eseguire una particolare operazione non esegue da solo l'ordine, ma passa quest'ordine a un market maker in cambio di soldi. Il market maker fa esattamente questo di lavoro, va a far combaciare ordini di acquisto e ordini di vendita e guadagna sullo spread, quindi la differenza che c'è tra questi due prezzi. Esempio banalissimo. In questo momento facciamo finta che Apple stia quotando 100 dollari esatti. Voi volete comprare un'azione, qualcun altro ne vuole vendere una. Voi però finite per acquistare l'azione a 100,50 dollari, quindi 100 dollari e 50 centesimi, mentre chi vende la venderà a 99 dollari e 50 centesimi. Questa differenza, 1 euro, 50 centesimi da voi e 50 centesimi da chi ha venduto, si chiama spread, in particolare si chiama bid-ask spread ed è il guadagno del market maker. Il market maker quindi più ordini ha, più ha modo di guadagnare sugli spread, quindi ci sta perfettamente che un market maker compri ordini da qualcuno. Quando però i broker non fanno da market maker e passano gli ordini ai market maker, si rischia di crearsi un conflitto di interessi. Infatti il broker non sarà più interessato a far sì che il vostro ordine venga eseguito al meglio, nelle migliori condizioni possibili, ma sarà interessato piuttosto a vendere il vostro ordine al prezzo più alto possibile. E quindi magari passerà il vostro ordine a un market maker che magari è molto lento, quindi vi fa eseguire l'operazione con un po' di ritardo e questo vi va a svantaggiare ovviamente, oppure a un market maker con degli spread molto alti rispetto alla concorrenza. Uno dei broker più famosi che tutti conosciamo che guadagna con questo modello di business è Robinhood, che infatti proprio l'anno scorso è stato criticato per alcuni scandali che sono derivati da appunto
conflitti di interessi che sono sbucati fuori magicamente. La mia preoccupazione, quindi, quando ho visto che De Giro diventava un broker senza commissioni è stata, beh, o è la 1 o è la 2. E se si fosse trattato soprattutto di questo secondo caso, beh, avrei probabilmente chiuso il conto. Infatti non mi piace avere a che fare con broker che vendono i miei ordini di market maker perché banalmente non mi fido. Fortunatamente però i miei dubbi sono stati risolti immediatamente. Infatti sempre nella stessa mail che ho ricevuto, ma anche in realtà nelle indicazioni che vengono date nella presentazione degli investitori, De Giro dice esplicitamente di non vendere ordini, di non fare appunto payment for order flow. Quindi bene, posso continuare a restare con loro, però a questo punto non ci sono storie, evidentemente siamo nel caso numero uno, quindi le commissioni ci sono, ma sono di altro tipo. E andiamo effettivamente a vedere che cosa è cambiato, e per farlo ho confrontato accuratamente il tariffario nuovo con il tariffario vecchio. Le commissioni su azioni italiane e statunitense effettivamente si sono azzerate, buona notizia. Le azioni quotate a Francoforte sull'Oxetra, quindi quelle tedesche, sono passate da 4 o 7 euro e mezzo a 3,9, e lo stesso vale per tutte le altre azioni europee che passano da 4 a 3,9, quindi sostanzialmente rimaste invariate. Sono state dimezzate invece le commissioni per i seguenti paesi: Australia, Hong Kong, Giappone e Singapore, che passano da 10 euro ad eseguito a 5 euro. Gli ETF passano da 2 euro a 50 centesimi, la lista degli ETF gratuiti invece rimane comunque lì, quindi esiste sempre la possibilità di acquistare alcuni ETF gratuitamente. Si abbassano o rimangono invariate anche le commissioni sulle opzioni, che nel migliore dei casi passano da 2 euro a 0,75. Quindi effettivamente sono state azzerate le commissioni almeno su Stati Uniti e Italia, e io stesso prima di registrare questo video ho fatto una prova con un'operazione su De Giro ed effettivamente ho comprato e venduto un'azione italiana senza spendere un solo euro di commissione. Però leggiamo le scritte in piccolo, in particolare dopo questo uno qua piccolino piccolino. Vedere la panoramica dei costi di terze parti a pagina 5, e a pagina 5 leggiamo: se un ordine viene effettuato tramite una borsa o qualsiasi altra piattaforma di trading, il prezzo totale viene calcolato dalla commissione di transazione di De Giro più i costi di terze parti, costi di compensazione, di liquidazione, commissioni di intermediazione, commissioni per la nota contrattuale, commissioni di regolamentazione, commissioni di esecuzione. De Giro non addebita direttamente contributi e compensi di terze parti, ma lo fa attraverso una tariffa fissa di 50 centesimi. La commissione fissa copre tutti i costi addebitati dalle borse o dalle piattaforme di trading De Giro per l'esecuzione del tuo ordine. Tutto ciò, da quanto leggiamo sul sito, sarà in vigore dal 20 dicembre 2021. Ma cosa significa? Semplice, che De Giro sostiene dei costi per poter eseguire i nostri ordini correttamente e che questi costi non ci vengono addebitati singolarmente ogni centesimo preciso, ma semplicemente De Giro dice: boh, guarda, più o meno mi copro questi costi con circa 50 centesimi e ti faccio pagare 50 centesimi. Ma quindi non è cambiato niente di sostanziale. Se prima operare su borsa italiana infatti costava 50 centesimi più lo 0,05% fino a un massimo di 5 euro, oggi il costo è 0, perché non c'è commissione, più questi 50 centesimi aggiuntivi, che concretamente significa che per operazioni piccole non cambia niente. Per operazioni grandi cambia un pochino, ma giusto per farvi capire, a titolo di esempio, per comprare e vendere 5.000 euro di Amplifon, prima avremmo speso 50 centesimi più 2,5 euro, quindi pari a 3 euro, per 2 andata e ritorno 6 euro. Oggi invece costa 50 centesimi all'andata, 50 centesimi al ritorno, quindi totale 1 euro, siamo passati da 6 euro a 1 euro. Un sesto rispetto a prima, è vero, ma scusatemi, non è gratis. Lo stesso vale per le borse americane, dove prima c'era un costo variabile non più in percentuale ma ad azione. Prima, per comprare 5.000 dollari in azioni Ford, si spendevano 50 centesimi più circa 1 euro per la parte variabile. Oggi solo 50 centesimi, una differenza minuscola. Questa differenza varia in base a quanto costa la singola azione. Prima, con il sistema precedente, per comprare azioni che costavano 10 centesimi avremmo speso abbastanza. Oggi invece semplicemente 50 centesimi. Però di fatto, se compriamo ad esempio un'azione Amazon, non ci cambia nulla. Per comprarne due prima avremmo speso circa 51 centesimi, oggi 50, quindi boh. De Giro in tutto questo ha fatto una comunicazione del tipo: cioè, sono dei costi che noi sosteniamo e che li passiamo a te, però non è che sono delle commissioni, non sono nostre commissioni. Sì, sì, vabbè, ma a me correntista non cambia niente, devo sempre pagare. Quindi, se devo essere sincero con voi, per quanto riguarda azioni americane e italiane, ritengo assolutamente trascurabile questa diminuzione dei costi, per quanto mi riguarda non cambia nulla. Non finisce qui però, perché in tutto questo c'è anche una commissione che è aumentata, e nemmeno di poco. Il costo per la conversione di valuta passa da
dallo 0,1% di prima, assolutamente abbordabile, agli 0,25% di adesso, che è poco, ma non è assolutamente pochissimo. Tra andata e ritorno, tra acquisto e vendita, se ne va più o meno mezzo punto percentuale, che è tanto. Quindi questo rende senza dubbio DEGIRO meno interessante per chi fa tante operazioni in valuta estera. Io personalmente ormai utilizzo DEGIRO solo per il mio piano d'accumulo in ETF, che tra l'altro sono quotati su borsa italiana, quindi sono in euro, e inoltre fanno parte della lista di ETF gratuiti, quindi se prima spendevo zero, ora continuo a spendere zero. Il mio broker principale invece per tutte le altre operazioni del mio portafoglio attivo è e rimane Interactive Brokers, e ho fatto un video anche qui in alto, ve lo lascio, dove spiego bene le ragioni del perché ho cambiato broker. Ma quindi, tiriamo le somme. DEGIRO dopo questo cambio è peggio, meglio, uguale? Beh, uguale sicuramente no. Abbiamo visto appunto che tra i pro ci sono alcuni costi che si sono abbassati, come le commissioni sui titoli asiatici, ad esempio, che prima erano veramente proibitive, adesso invece iniziano a essere abbordabili. Altri costi invece si sono abbassati così poco che mi sento di dire che sono rimasti uguali. Tra i contro invece abbiamo il costo di conversione in valuta, che inizia a essere non indifferente, soprattutto per chi fa grandi operazioni. E infine, ma questo è un mio parere soggettivo, devo ammettere che non ho particolarmente apprezzato questa mossa di questa comunicazione che voleva far intendere che le commissioni sono sparite. In conclusione, DEGIRO per me è e rimane tuttora il miglior broker per chi non ha mai operato sui mercati e vuole iniziare da qualche parte. La facilità d'utilizzo, le commissioni contenute e la parte fiscale che viene già sbrigata da loro sono alcuni punti che, per quanto mi riguarda, quasi nessun altro broker riesce ad eguagliare. Per quanto riguarda gli ETF, poi, credo che in questo momento DEGIRO abbia una delle offerte migliori che ci sia, perché sapete che in Europa abbiamo i nostri ETF, gli ETF europei. Noi non possiamo, da cittadini europei, comprare gli ETF americani, e quindi ci serve un broker europeo. Su Interactive Brokers addirittura non si possono acquistare ETF su borsa italiana, ne ho già parlato nella recensione, ed è un punto abbastanza negativo. Inoltre c'è tutta la lista di ETF gratuiti, per cui se fortunatamente alcuni degli ETF che vi interessano sono lì dentro, potete fare un piano d'accumulo gratis. Quindi per quanto riguarda il fare un piano d'accumulo o iniziare ad investire, per me non c'è nulla di nemmeno lontanamente paragonabile. Per chi vuole qualcosa di più, però, per chi magari è sul mercato già da un paio d'anni, quindi è già un po' più navigato, ha già capito che vuole fare un certo tipo di operatività, magari non 6 operazioni l'anno, ma un po' di più, allora Interactive Brokers può essere un'alternativa valida da valutare. Se usate Interactive, però, preparatevi a spendere almeno 150-200 euro l'anno di commercialista, e lo so perché ci sono appena passato. Io ho fatto le recensioni di entrambi i broker, sia di DEGIRO sia di Interactive Brokers, e trovate tutto qua sotto in descrizione. E inoltre, se decideste alla fine di provare uno di questi due broker, vi ricordo che è tutto completamente gratuito se volete semplicemente provare, se utilizzate il link in descrizione potete supportare il canale e aiutarlo a crescere. Ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, se voi avete apprezzato questo cambio di commissioni, se siete indifferenti o se invece avreste preferito che le cose rimanessero come prima. Per oggi è davvero tutto e vi saluto e alla prossima.